Sì, abbiamo due tappe davvero impegnative, una domenica 18 con partenza dalle 11 del mattino dalla base di Rivolto fino al Passo Rest, dove i ciclisti sconfineranno per terminare la tappa a Piancavallo in provincia di Pordenone, e il 20, martedì 20, con la partenza da Udine e l'arrivo, il transito per tutte le valli del Natisone, l'arrivo a San Daniele, quindi una tappa da 230 km, tutti in provincia di Udine, quindi due bellissimi eventi che però impattano fortemente sulla viabilità, soprattutto per la seconda tappa, quella di martedì 20, perché si svolgerà in pieno orario lavorativo, dalle 10 di mattina alle 4-5 del pomeriggio circa, a seconda delle velocità dei corridori, e che attraversa tutto l'asse ovest-est della provincia, quindi con sicuramente grandi risvolti per gli spostamenti dei nostri concittadini. Tutte le informazioni relative alle cronotabelle, agli spostamenti e ai movimenti della tappa sono sul sito della Gazzetta dello Sport di RCS. Per quanto riguarda la viabilità è pubblicata sul sito della Questura, sul sito della Prefettura, e per quanto riguarda la grande viabilità di cui abbiamo parlato anche oggi, e quindi le grandi vie di comunicazione per attraversare la provincia. Tutte le viabilità di dettaglio sono disponibili, sono state preparate dai singoli comuni interessati dal passaggio del giro, e quindi sono disponibili nei canali a questo dedicati dai singoli comuni, che potranno essere quelli consueti online o internet, oppure quelli che insomma, sono abituati i singoli comuni ad utilizzare. Quindi l'invito è per tutti i cittadini che in base a dove devono spostarsi, a come devono muoversi, a contattare i loro amministratori locali per sapere quali sono le vie da percorrere e quali sono gli orari di chiusura delle singole strade. Sicuramente non bisogna generare assembramenti e bisogna rispettare tutte quelle che sono le norme di sicurezza e di buon senso che insomma, ormai da mesi, con i quali da mesi siamo abituati a convivere, quindi il distanziamento fra le persone, l'utilizzo delle mascherine, e sicuramente, soprattutto in occasione di un evento come questo, che genera di per sé assembramenti perché giustamente il pubblico ha piacere magari di vedere i propri professionisti correre, è bene utilizzare le aree dedicate dall'organizzatore, quindi da RCS e dal Comitato Tappa di Udine, per capire quali sono gli spazi dedicati al pubblico e dove è possibile vedere le tappe, e dove questo non è previsto, e quindi nel normale libero passaggio sulle strade, ricordarsi di mantenere assolutamente le distanze di sicurezza e l'utilizzo delle mascherine, come abbiamo detto poco fa. Beh, la macchina della sicurezza legata a queste tappe del giro è davvero notevole, perché ovviamente a parte la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e le cosiddette forze dell'ordine a competenza generale, ci sono coinvolte tutte le polizie locali, sia quelle del percorso di gara che quelle dei comuni interessati dalle viabilità alternative, e davvero consistente impiego della Protezione Civile, che schiera centinaia e centinaia di uomini per la sicurezza dei nostri cittadini in tutti gli incroci e le intersezioni delle strade. Quindi una macchina davvero, davvero complessa e articolata per garantire, speriamo in maniera efficace, la sicurezza di tutti e far sì che l'evento possa essere apprezzato e goduto da tutta la comunità friulana.